Cari amici, un caro saluto a tutti voi e ben trovati a tutti per l'ascolto di questa mia conferenza sul Concilio Vaticano II. Prima di introdurre il tema, facciamo una preghiera insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Madre della Chiesa, prega per noi. Prega per noi. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Amen. Prego. Cari amici e cari fratelli, tutti nella fede cattolica, grazie per esservi sintonizzati con noi, grazie soprattutto a Padre Serafino Maria Lanzetta per aver accettato di fare questa conferenza, dove lui ci parlerà della svolta antropologica del Concilio Vaticano II. Solitamente è giustamente associata a Karl Rahner, ma Karl Rahner, pur non essendo stato forse il teologo vincitore, forse è stato derubacca al Vaticano II, ma è stato sicuramente il teologo che ha stravinto dopo il Concilio. E questo ha potuto farlo proprio a causa di questo antropocentrismo, chiamiamolo così, che ha pervaso l'aula conciliare. E quindi abbiamo chiesto a Padre Serafino, che è teologo, proprio di spiegarci in cosa consiste questa svolta antropologica che ha colpito purtroppo tutta la cattolica negli ultimi 55 anni, perché siamo nel 55esimo della chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II e anche nei 150 anni della chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano I. Certo. Quindi, ecco, un concilio dimenticato, o forse ignorato. Magari la Ecco, prossima volta parliamo del Vaticano I. sì, ecco, sì. No, ecco, per dire questa coincidenza, ecco. Ecco, allora io ringrazio ancora il padre per aver accettato il nostro invito, ringrazio ancora voi per esservi sintonizzati e il saluto prima che il padre cominci la conferenza lo lascio anche alla nostra catechista, no, non dico disponibile, ma di riferimento, ecco, Dorotea. No, io intanto ringrazio Padre Serafino Maria Lanzetta perché noi amiamo dire sempre che vogliamo essere confermati nella fede, quindi abbiamo bisogno di sacerdoti che ci confermano perché non siamo autoreferenziali. Ecco, ci chiedono molti fanno le domande su questa appunto antropologia, che cosa vuol dire, che cosa è successo, che cosa ha combinato, che passaggi ci sono stati all'interno della Chiesa dal Concilio Vaticano II, al limite che cosa è andato storto, ecco, perché poi c'è chi si arrampica sugli specchi per poter difendere ciò che noi ormai diciamo indifendibile, la questione dello spirito del Concilio condannato dallo stesso Benedetto XVI, che però vediamo torna sempre a soffiare, no? Anche oggi. Ecco, quindi la lasciamo libero di esprimersi perché le domande che ci hanno fatto sul Concilio sono sempre tante e molto interessanti. Cioè, la gente sta cominciando a chiedersi: ma c'è qualcosa che non va? Ecco, Bene, grazie, padre. grazie a voi dell'invito e bene, parliamo del concilio, ma in relazione alla svolta che potremmo definire antropologica, soprattutto guardando due elementi del concilio. Vorrei impostare il mio discorso su due cose. L'allocuzione finale di Paolo VI, durante la chiusura dei lavori, quindi con la messa conclusiva, del 7 dicembre 1965, la sua omelia durante la messa, dopo aver approvato la Costituzione pastorale Gaudium et Spes e anche alcuni decreti, tra cui il decreto sulla libertà religiosa. Quindi vorrei basarmi su questo discorso di chiusura di Paolo VI e questo anche in considerazione del fatto che ci sarà il prossimo 7 dicembre l'anniversario, il 55esimo anniversario della chiusura del Concilio Vaticano II. Vorrei quindi prendere in esame questa svolta antropologica basandomi su questo discorso in relazione alla Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium et Spes, per vedere in
in che cosa è consistita di fatto questa svolta, che potremmo chiamare svolta antropologica del Concilio. Precisiamo un attimo la parola per chi ci ascolta. Antropologia è lo studio dell'uomo, quindi svolta antropologica, una svolta che mette al centro l'uomo, parte dall'uomo per arrivare a Dio. È un po' questa la chiave di lettura, il punto, diciamo, fondamentale del discorso di chiusura di Paolo VI. La Chiesa che si è confrontata con l'uomo di oggi, con l'uomo della modernità, ci poteva essere uno scontro, ma non c'è stato uno scontro, c'è stato un dialogo. La Chiesa è madre, ha dialogato con l'uomo, si è dichiarata, secondo le parole di Paolo VI, l'ancella dell'umanità, mettendo l'uomo al centro. Quindi si vede chiaramente questa impostazione antropologica, che in qualche modo dovremmo anche dire, in riferimento a questi due discorsi che ho menzionato, una impostazione antropocentrica. Antropocentrica nel senso che l'uomo è stato messo al centro, certamente non un centro assoluto, perché la volontà di Paolo VI era quella di arrivare a Dio, arrivare a Cristo attraverso l'uomo, ma l'accento comunque è sempre normalmente posto sulla centralità, sul fatto che si parte dall'uomo come fatto sostanziale per la fede, e quindi dialogo con l'uomo per poter far sì che attraverso l'uomo si arrivi a Dio. Se questo ha funzionato, dovremmo saperlo dire oggi, a distanza di 55 anni, se siamo riusciti a trovare veramente Dio partendo dall'uomo, oppure se invece abbiamo trovato soltanto l'uomo e in qualche modo anche qualcosa in meno rispetto all'uomo, quando sembra che ormai ci si concentri non più e non solo sull'uomo, ma sulle cose altre della vita, come l'ecologia, come il rispetto della natura, eccetera. Fatta questa premessa, vorrei anche dire, per chi ci ascolta, che magari può avere qualche difficoltà a cogliere tutte le sfumature del discorso e ad accettare un discorso che sia critico del Concilio Vaticano II, critico nel senso etimologico della parola, poter riflettere, dare un giudizio su quello che è successo. Diciamo subito che non parliamo del Concilio nel suo insieme, è un discorso lunghissimo, il Concilio nel suo insieme è un tema molto molto ampio. Non tocco il tema del Concilio come tale, ma appunto questa svolta che si nota nei due documenti di cui ho parlato poc'anzi. Bene, allora, detto questo, vorrei mettere in luce questa centralità dell'uomo in Paolo VI, citando qualche sua espressione in questa omelia conclusiva durante l'ultima sessione pubblica del Concilio. C'è un passaggio che è diventato famoso, quello dell'umanesimo laico profano, che alla fine è apparso, dice Paolo VI, nella terribile statura, ed ha in un certo senso sfidato il Concilio. Molto famosa anche questa espressione: la religione del Dio che si è fatto uomo si è incontrata con la religione, perché tale è, dell'uomo che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? Uno scontro, una lotta, un anatema? Poteva essere, ma non è avvenuto. L'antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del Concilio. Questo è molto interessante. L'antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del Concilio, e un elemento chiave per capire la Fratelli Tutti di Papa Francesco è proprio la storia del Samaritano. Ma, come ho già detto in un'altra catechesi, in un altro intervento su YouTube, questa storia, questa parabola del Samaritano viene letta in un senso antropologico, dovremmo dire, in un senso umano, ma non si vede un chiaro riferimento a Cristo, perché il buon Samaritano
In fin dei conti è Cristo stesso che si carica sulle sue stesse spalle questo uomo, questo brigante, questo uomo caduto nelle mani dei briganti. Però è interessante questo riferimento di Paolo VI all'antica storia del Samaritano come spiritualità del concilio, un concilio che si fa carico di questo uomo caduto. Una simpatia immensa, continua Paolo VI, lo ha tutto pervaso. La scoperta dei bisogni umani è tanto maggiori sono quanto più grande si fa il figlio della terra, ha assorbito l'attenzione del nostro sinodo. E poi ancora, dategli merito di questo, almeno voi umanisti moderni, dice Paolo VI, rinunciatari alla trascendenza delle cose supreme e riconoscete il nostro nuovo umanesimo. Quindi l'umanesimo del concilio, un nuovo umanesimo, anche noi, dice Paolo VI, noi più di tutti siamo i cultori dell'uomo. E quindi un uomo che, su cui il concilio ha prestato un'attenzione speciale. Ancora per citare Paolo VI in questa sua locuzione finale, tutto questo e tutto quello che potremmo dire sul valore umano del concilio ha forse deviato la mente della Chiesa verso la direzione antropocentrica della cultura moderna, si chiede Paolo VI e risponde, deviato no, rivolto sì. Quindi qui si può anche dire, si può anche vedere questa volontà del concilio di dirigersi verso questo antropocentrismo della cultura moderna, rivolgersi a questo antropocentrismo, certamente per dialogare con l'antropocentrismo, per rivolgere una parola a questo antropocentrismo della cultura moderna. Questa posizione antropocentrica, se vogliamo, del concilio, antropologica che diventa facilmente antropocentrica, è vista come un mezzo per arrivare a Dio. Infatti Paolo VI, ancora nel medesimo discorso, dice il nostro umanesimo si fa cristianesimo e il nostro cristianesimo si fa teocentrico, tanto che possiamo altresì enunciare per conoscere Dio bisogna conoscere l'uomo. Quindi è vero, è chiaro che Paolo VI mira ad arrivare a Dio, Cristo è Dio, quindi attraverso l'uomo. La nostra riflessione a 55 anni dalla chiusura del concilio deve essere sulla storia degli effetti di queste parole, di questa analisi conclusiva che fa il Papa. Lui stesso dice nel medesimo discorso che si poteva toccare diversi punti, si poteva riassumere il concilio, ma con grande fatica perché il concilio ha toccato un po' tutti gli aspetti della vita cristiana. Lui invece in questo discorso finale sceglie un punto chiave, appunto questa centralità dell'uomo come via per arrivare a Dio. Come già dicevo prima, a 55 anni dalla chiusura del Vaticano II dobbiamo chiederci se questo metodo, se questo approccio dialogico e più pastorale del concilio, di dialogo con l'uomo e con questo sguardo rivolto alla direzione antropocentrica della cultura moderna ha funzionato o meno. Se questo ci ha aiutato a riscoprire Dio, Cristo, la verità di Cristo, oppure no. Oppure abbiamo smarrito ancora di più una visione soprannaturale della fede. E quindi se invece non abbiamo piuttosto messo l'uomo al centro e rimasti con l'uomo al centro e, come dicevo prima, anche con qualcosa in meno dell'uomo, quando i nostri interessi ormai sono anche oltre l'uomo e quindi interessi che diventano sempre più umani, umanizzati, possiamo dire così. Però una domanda che dobbiamo farci per capire come mai Paolo VI sceglie di fare un discorso antropologico, antropocentrico alla fine del concilio, per capire perché Paolo VI sceglie questo approccio, sicuramente dobbiamo tenere in mente che nello stesso giorno era stata approvata e promulgata la Costituzione pastorale
sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Vi dicevo prima, anche insieme a qualche altro decreto. E credo che la Costituzione Gaudium et Spes, che ha avuto un travaglio molto difficile durante tutto il concilio, ha attraversato un po' tutte le fasi conciliari e poi è stata ha avuto diverse fasi, diversi rifacimenti anche dello schema, si è dovuti poi arrivare all'approvazione proprio perché non c'era più tempo. C'era ancora una forte critica mossa alla Gaudium et Spes, ma il tempo stringeva, si era l'ultima sessione, quindi si doveva comunque concludere il concilio, e la Gaudium et Spes viene approvata proprio alla fine, il 7 dicembre del 1965. Il legame, quindi, a mio giudizio, tra questa allocuzione di Paolo VI e la centralità dell'uomo è data dal fatto che, appunto, si era approvati lì proprio questa Costituzione pastorale al cui centro c'è l'uomo, una Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo che parte da una visione dell'uomo che è al centro. Dopo citerò qualche punto specifico per capire quello che sto dicendo, ma l'orientamento della Costituzione pastorale, Gaudium et Spes, è un orientamento dialogico con il mondo moderno al cui centro appunto c'è l'uomo, proprio come dice Paolo VI, una direzione antropocentrica della cultura moderna. Con questa cultura moderna antropocentrica Gaudium et Spes si misura. Bene, allora arriviamo a Gaudium et Spes, il cui titolo in latino non dice Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, ma nel mondo di oggi, per essere precisi. Constitutio pastoralis de ecclesia in mundo uius temporis, nel mondo di questo tempo, nel mondo di oggi. E questo creerà diversi problemi in diversi ermeneuti, e vorrei citarne uno che è molto significativo, e questo durante le fasi di stesura della Costituzione pastorale, e questi è Karl Rahner, il quale verso proprio la fine del concilio, nell'estate del 1965, viene sollecitato dal cardinale Döpfner di fare un'analisi critica dell'ultimo schema redatto che doveva essere poi presentato in aula di lì a poco, dopo l'estate, per essere approvato. E con molta sorpresa, questa è una scoperta fatta da poco, ho presentato una relazione su questo ad un convegno a Lugano sul cardinale Scepsic e Rahner in rapporto alla Gaudium et Spes, qualcosa di molto sorprendente viene dal fatto che Rahner invece è molto critico nei confronti di Gaudium et Spes. Questa critica era stata un po' nascosta, diciamo così, perché nella opera omnia di Karl Rahner in tedesco, questa critica di Gaudium et Spes non è stata pubblicata. Più di recente è stata pubblicata l'edizione francese dell'opera omnia di Rahner, in cui l'editore ha inserito anche questa critica, un 13 pagine, un testo composto da 13 pagine in latino e poi tradotto e anche in tedesco, tradotto poi in francese in questa edizione dell'Opera Omnia, in cui venivano appunto presentate queste critiche di Rahner a Gaudium et Spes, al che anche l'editore tedesco si è visto costretto a dover pubblicare la medesima critica anche in tedesco. Quindi adesso la critica di Rahner alla Gaudium et Spes è pubblica, e vorrei soffermarmi brevemente su questa critica per dire come Rahner stesso, fautore di una svolta antropologica in teologia, come dirà soprattutto a partire dal concilio, in modo insistente dal dopo concilio, Rahner stesso in concilio è molto scettico nei confronti di Gaudium et Spes, proprio per questo approccio concentrato sul mondo moderno, dialogo col mondo moderno, dialogo con il mondo, ma con un mondo che non viene specificato di quale genere si sta parlando, di quale genere di mondo
Runner, per esempio, critica il fatto che Gaudium et Spes fa un'analisi piuttosto sociologica, ma non c'è un'analisi teologica della Chiesa nel mondo, della Chiesa così come si presenta al mondo e come vive in relazione con il mondo, anche perché l'accezione mondo, dice Runner, non viene mai qualificata in modo determinato. Molto spesso si parla di mondo, ma in diversi sensi. E Runner critica anche il fatto che c'è una visione molto ottimista del mondo, manca una teologia del peccato originale che fa sì che ci sia quel dovuto pessimismo che ci porta a prendere una distanza prudenziale nei confronti del mondo. Questo lo dice Runner, ma poi critica un elemento teologico importantissimo che manca in Gaudium et Spes, e che è quella distinzione tra ordine, quel rapporto tra ordine della creazione e ordine della redenzione. A giudizio di Runner, e questo è un gran dire, perché sappiamo che Runner postulerà poi i cosiddetti cristiani anonimi con l'esistenziale soprannaturale, il fatto che già tutti sono in qualche modo cristiani perché colgono Dio anche se in modo trascendentale. Però in questa critica che presenta il cardinal Dauphin da mandare in concilio prima dell'approvazione finale di Gaudium et Spes, Runner dice che il creato non appare finalizzato all'elevazione soprannaturale e all'unione con Dio, e questo sarebbe dovuto essere sicuramente il fondamento di ogni argomento dello schema. Questo è un punto nevralgico che tocca Runner e che sarà poi un problema che presenterà Gaudium et Spes. Il creato non appare finalizzato all'unione con Dio, quindi alla elevazione soprannaturale, al dono della grazia, al dono della fede. Manca quindi questo rapporto di unità e distinzione tra natura e grazia, al punto che, e qui entriamo nel merito di Gaudium et Spes, soprattutto un numero, il numero 22, che è uno dei numeri più citati di Gaudium et Spes, diventato abbastanza così gettonato, si dice che con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in un certo modo ad ogni uomo. Certamente c'è l'avverbio quodammodo, in un certo modo, e questo avverbio è importantissimo qui per non cadere in errore, perché altrimenti si potrebbe vedere che con l'incarnazione il Figlio di Dio è già unito ad ogni uomo, al fatto che ad ogni uomo perché uomo, quindi ogni uomo è già salvo. È vero, questo non lo dice il Concilio. Il latino chiaramente stabilisce che c'è un quodammodo, in un qualche modo, in un certo qual modo, il Figlio di Dio si è unito ad ogni uomo. Però il punto è che da questo primo insegnamento di Gaudium et Spes, 22, si arriva poi ad uno successivo. Questa è un po' l'introduzione di un insegnamento successivo, sempre in relazione alla salvezza degli uomini, in cui si dice che dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire associati, nel modo che Dio conosce, al mistero pasquale. Citiamo anche il latino, se no gli ermeneuti continuisti magari ci rimproverano di non tener conto del latino. Il latino dice così: Spiritum sanctum cunctis possibilitatem offerre ut modo Deo cognito uic pascali mysterio consocientur. Il verbo qui è consocientur. Capite che il testo latino, il testo originale di Gaudium et Spes 22, dopo quello appena citato, ci dice che lo Spirito Santo, in un modo che lui solo conosce, in modo conosciuto solo a Dio, dà a tutti la possibilità di venire consociati, associati in italiano, al mistero pasquale. Però questo è un problema,
È un problema che dobbiamo sollevare, perché dire che in qualche modo tutti sono già associati al mistero pasquale, che cosa significa? E significa quello che hanno capito diversi interpreti di questa Gaudium et Spes, che continuano a dire che Dio è già unito ad ogni uomo in qualche modo, e quindi che l'uomo è salvo. Si ammette una grazia talmente efficace che è possibile a Dio, quindi, da provocare, si dice in modo libero, ma l'adesione dell'uomo. Quindi l'uomo deve aderire, dovrebbe in qualche modo e necessariamente aderire alla grazia. Capite che il verbo consociantur qui è un problema. La cosa interessante è che in italiano il verbo viene tradotto a volte con venire associati, che è la traduzione letterale, che solleva qualche problema. A volte però viene tradotta in modo più preciso con venire a contatto. Per esempio, se leggete il testo di Dominus Iesus, che cita questa parte di Gaudium et, questo numero di Gaudium et Spes, preferisce la traduzione del verbo consociantur con venire a contatto. Certamente questo è il modo giusto di dire. Lo Spirito Santo dà a tutti in qualche modo la possibilità di venire a contatto con il mistero pasquale di Cristo, ma questo contatto non significa automaticamente che l'uomo è salvato, ma significa che l'uomo è posto nelle condizioni di rispondere, di essere salvato se con l'aiuto della grazia risponde al dono di Dio. Però questa centralità dell'uomo, quindi, criticata da Rahner, non trovò quell'ascolto adeguato, ma rimase nel testo. Rahner formulò le sue critiche, le inviò al cardinale Dupfner, poi un altro vescovo era incaricato, parlava a nome della conferenza episcopale tedesca, il quale accolse sì le critiche di Rahner, ma a suo giudizio erano troppo radicali e potevano creare dei problemi. Sta di fatto però che Rahner, ancora nella chiusura del suo discorso critico, proponeva due cose da fare. Proponeva cioè che o il concilio affidasse lo schema a una commissione post-conciliare con l'esplicito mandato di migliorare il testo, oppure che lo stesso concilio emanasse, dato il breve tempo che ormai rimaneva per poter chiudere il concilio, approvare tutto e chiuderlo, Rahner proponeva allora che lo stesso concilio emanasse Gaudium et Spes, ma dichiarando sin dall'inizio la sua imperfezione, cioè che si trattava di un documento non ancora maturo dal punto di vista teologico, ma soltanto un primo tentativo di dialogo con il mondo moderno. E chiaramente queste due alternative fornite poi da Rahner furono in qualche modo anche fatte proprio dal relatore in concilio, il quale proponeva anche che la Costituzione pastorale non venisse presentata come Costituzione pastorale. Anche qui una Costituzione pastorale era qualcosa di nuovo, di insolito. Normalmente la Costituzione era dogmatica, costituiva la fede, qui invece si costituisce che cosa? Un approccio pastorale. Bene, già ancora qualche altro infatti proponeva di presentare la Costituzione come lettera del Concilio, lettera enciclica, ma non del Papa, ma del Concilio, una lettera aperta al mondo e quindi all'uomo contemporaneo, all'uomo di oggi. Sta di fatto che il cardinale Dupfner, che parlò in concilio, lui era molto favorevole alla critica di Rahner, presentò in breve la sua critica, ma il concilio non ne tenne conto. Di fatti il documento fu approvato, anche però se con una nota a piedi pagina che apre proprio l'insegnamento della Gaudium et Spes. Infatti, se leggete Gaudium et Spes, sul sottotitolo trovate immediatamente una nota ermeneutica che spiega come interpretare correttamente la Costituzione, quindi come leggere
correttamente la Costituzione. Questa nota a piedi pagina nasce proprio da questa critica che era stata mossa a Gaudium et Spes. Perché vi ho detto tutto questo? Per far capire che la centralità dell'uomo è una centralità, l'uomo è al centro, chiaramente, no? Del discorso di Paolo VI, al centro di Gaudium et Spes, al centro di questa Costituzione che poi era un po', voleva essere la misura del concilio per il mondo moderno, e c'era grande aspettativa perché il concilio si è presentato sin dal discorso inaugurale di Giovanni XXIII come un concilio in dialogo con il mondo moderno, con la modernità. Questo non lo si è precisato, ma un concilio comunque in dialogo con il mondo. Quindi c'era una grande aspettativa, c'era una grande fremito anche tra i giornalisti, i mass media, che si aspettavano di leggere finalmente qual era la posizione della Chiesa nei confronti del mondo. Quindi Gaudium et Spes è comunque un documento che in qualche modo inquadra l'aspetto ad extra del concilio. Infatti Gaudium et Spes è anche un documento alquanto sui generis, perché non c'era uno schema preparatorio che poi diede adito ad un dialogo in concilio e quindi ad una costituzione una costituzione pastorale, ma Gaudium et Spes nacque da un'idea strada facendo, un'idea che venne principalmente al cardinale Sunens, il quale propose di distinguere una chiesa ad intra con Lumen Gentium da una chiesa ad extra, una chiesa che dialoga ad extra e che si occupa delle cose fuori della chiesa. E quindi in qualche modo Gaudium et Spes doveva rappresentare l'altra faccia della medaglia rispetto a Lumen Gentium, il discorso sulla Chiesa. Quindi questo per dire che Gaudium et Spes è un documento importante che qualifica il concilio, che ci fa capire la mens pastorale del concilio, però con questi problemi sollevati di una antropologia che la fa da padrone, un'antropologia che è il discorso predominante e a volte un'antropologia però manchevole. Il discorso antropologico di Gaudium et Spes è stato anche criticato da altri autori, oltre a Rahner. Un altro autore importante da prendere in considerazione è Josef Ratzinger. Proprio durante il concilio, ma anche dopo il concilio, la sua posizione critica nei confronti di Gaudium et Spes crebbe col tempo, perché Ratzinger mise in evidenza il concetto di mondo stesso preso in esame da Gaudium et Spes. Mancava, a giudizio di Ratzinger, una visione del mondo cristiana, cioè un mondo così come presentato dal Vangelo di Giovanni, un mondo amato da Dio ma allo stesso tempo un mondo che diventa nemico di Dio, perché in esso regna il principe di questo mondo, regna il peccato. Ma il discorso, abbiamo detto, relativo al peccato, alla caducità dell'uomo, al bisogno della redenzione di Cristo, questo discorso viene messo un po' in secondo piano per presentare un discorso più ottimista sulla possibilità dell'uomo, sullo sviluppo, sul progresso, sulle possibilità, no? Sulle varie possibilità all'orizzonte del mondo di oggi. Quindi anche Ratzinger, ma anche lo stesso cardinale Leo Szefczyk fu scettico, e quindi fu come anche lo storico della Chiesa Yedin, anche egli riconobbe una crisi della Chiesa dopo il concilio, una crisi che molti, e mi avvio alla conclusione, una crisi che molti vogliono vedere come una crisi che non è stata originata dal concilio, ma è stata originata da altro. Il concilio non c'entra con la crisi della Chiesa dopo il concilio. Yedin era anche dell'opinione che il concilio non avesse
provocato nessuna crisi, al punto che negava la stessa esistenza della crisi. Poi al Katholiken Tag del 1968 si accorse invece che c'era una crisi, e questa crisi, anche se non prodotta immediatamente e in toto dal Concilio, aveva qualcosa a che fare con il Concilio. Molti oggi sono dell'opinione che il post hoc non è il propter hoc, il che è accettabile, ma gli stessi sono dell'opinione quindi che, cioè che cosa significa post hoc non propter hoc? Che quello che è successo dopo il Concilio non è stato causato dal Concilio, ma gli stessi sono propensi a dire quindi che si dovrebbe invece parlare di un ante hoc, quindi propter hoc. Non è il Concilio, ma il pre-Concilio, se vogliamo, è già sono già le condizioni teologiche prima del Concilio che preparano il tutto. Questo è chiaro, il Concilio non può essere un capro espiatorio, non è l'unico problema e quindi non è la causa di tutti i problemi post-conciliari. Però io mi chiedo come può essere logico un discorso che dice che il post hoc non è il propter hoc, però l'ante hoc di fatti diventa un propter hoc. Com'è possibile dire che quello che precede il Concilio è la causa di tutti i problemi post-conciliari senza nessun passaggio attraverso il Concilio? E poi il discorso dello spirito del Concilio. Certamente c'è uno spirito che si distanzia dai testi, ma a mio giudizio lo spirito molto spesso nasce a causa dei testi. Lo spirito non si origina soltanto perché c'è una mentalità nuova, ottimista, di dialogo con il mondo. Lo spirito molto spesso matura a causa di testi che sono ambigui, che danno adito ad una interpretazione di rottura. E quindi per questa ragione i testi vanno letti con una chiara chiave ermeneutica che deve essere la continuità della Chiesa. Lo spirito del Concilio molto spesso è originato da una non chiara distinzione tra la dottrina e la pastorale, tra il discorso dottrinale e il discorso pastorale, tra magistero che insegna e magistero che è già giudizio di Giovanni XXIII acquista una nuova forma di insegnamento. Deve rispondere alle esigenze del mondo di oggi e quindi deve essere più pastorale. Ma proprio questa mancata distinzione, e questo è costante, tra magistero che insegna, quindi dottrina, e organo che docente, e pastorale, quindi fare, metodo pastorale. La mancata distinzione tra questo causa una ambiguità di fondo che genera un possibile spirito, cioè distanziarsi dai testi per dire che la Chiesa ormai è cambiata, per dire che bisogna soltanto dialogare con l'uomo, bisogna mettere l'uomo al centro e quindi vedere tutto in funzione dell'uomo, eccetera. Questo è uno spirito, ma dobbiamo anche vedere come mai nasce questo spirito. Quindi sarei più cauto nel dire che tutti i problemi sono partiti, vengono da lontano. Certamente ci sono dei problemi precedenti, ma bisogna prendere in esame il Concilio e i testi del Concilio. Vi ho fatto qualche esempio in Gaudium et Spes, ma ci sono anche altri esempi per capire che sono i testi stessi che potrebbero aprirsi, che si aprono, che si sono aperti a letture le più disparate che hanno provocato una rottura. E se la rottura c'è, come purtroppo c'è, a causa della una rottura tra Chiesa preconciliare e Chiesa postconciliare, questa rottura è da attribuire a questo disguido di fondo, a questa mancata univocità dei testi, a questa possibilità di letture equivoche dei testi stessi. Quindi cosa fare? Bisogna prendere atto che c'è questo problema. Bisogna prendere atto che c'è un problema che risiede nei testi conciliari, che risiede nell'assise conciliare. Quindi bisogna leggere il Concilio dall'interno,
per capire i problemi del concilio e non soltanto attribuire i problemi al preconcilio o al postconcilio. È un'operazione illogica, che non funziona e che si scontra poi con i fatti che sono sotto i nostri occhi. Una giusta operazione ermeneutica vuole che si prenda in esame ogni singolo testo e lo si esamini alla luce del magistero della Chiesa, un magistero costante, certamente con possibili rinnovamenti, riforme, ma le riforme non possono mai, diciamo, riforma è una nuova forma, ma non una nuova sostanza, non è mai una nuova dottrina che viene presentata. Bene, allora a questo punto credo di aver detto già abbastanza. Io passerei la parola a voi, Esther, Dorotea, non so se volete aggiungere qualcosa, fare qualche domanda. Ecco. Vai Dorotea, comincia tu. Domande ce ne sarebbero tante. Io avrei continuato ad ascoltare. Anch'io, anche per ore e ore. Confesso che ho messo su pure la cena, però ascoltavo. Sa che una volta si faceva, no? Che c'era il silenzio, no? Esatto. Si facevano le cose, ma si ascoltava, no? Io sono cresciuta dalle suore domenicane che mentre si mangiava in silenzio si ascoltava la parola di Dio, no? Si ascoltavano i padri della Chiesa, i santi, una bella abitudine che dovremmo riprendere perché aiuta molto. No, adesso allora, si ascolta il telegiornale adesso. Ah no, io ho spento proprio. Ma, allora, no, molto interessante e soprattutto ha fatto capire alcuni passaggi che sono poi le classiche domande che ci vengono fatte, anche perché, ecco, parto da quel concetto che è tutta, i problemi vengono da lontano, è una frase che diciamo anche noi, perché effettivamente non è che tutto nasce oggi, o come diciamo, Papa Francesco non cade dal pero, ecco, cioè non è una questione, è comparso oggi e poi puffete sta succedendo quello che sta succedendo. È evidente. Ecco, su questo lei penso che ci possa confermare, no? Sul fatto, scusi che chiudo qua, sul fatto che prima però almeno, prima del concilio che i problemi è vero che c'erano, ma i papi fermavano, no? Bloccavano certe derive. La famosa denuncia di Pio X, San Pio X sulla questione del modernismo, appunto, già all'epoca denunciava che si erano infiltrati nei seminari questi errori. Il naturalismo, per esempio, no? Già San Pio X lo denuncia. E quindi tutta una serie di... noi la chiamiamo l'escalation. Ecco. Quindi è evidente che poi al concilio però è successo qualche cosa che ha fatto cambiare. Quella frase di Paolo VI che lei ha letto all'inizio, confesso che noi la troviamo drammatica, o la capiamo drammaticamente noi, non lo so, ma è un arrendersi, una resa al mondo, o sbagliamo? Cioè quella cosa lì, il nuovo umanesimo, anche noi siamo amici dell'uomo, ma in che modo la Chiesa lo è sempre stato per 2000 anni? E come il Vangelo ci dice di essere amici degli uomini? Essendo anche nel mondo, ma e non questo lo mondo, si dice perché no? Manca una giusta accezione di mondo, una chiara accezione cristiana di mondo in Gaudium et Spes. Perciò Paolo VI in qualche modo si sente autorizzato a svolgere quel tipo di discorso proprio partendo dall'assunto di Gaudium et Spes. E poi vorrei solo precisare questo: certamente i problemi c'erano prima del concilio. Però i papi si davano da fare, cioè vedevano il problema come un problema dottrinale da risolvere. Con il concilio invece, già in concilio, un'accusa fondamentale che si fa è al dottrinarismo, al manualismo, cioè a quel focalizzarsi sulla dottrina neotomista, se vogliamo così, ottomista, neotomista, ma con quel deduzionismo che alla fine impediva un dialogo, impediva un approccio più vivo con le cose, con la realtà, con il mondo, con la stessa dottrina della fede. E quindi è il metodo che si contesta,
già nel, prima del concilio chiaramente, ci sono già teologi che mettono in evidenza questa, questo limite a loro giudizio del, del manualismo, dei manuali di dogmatica, ma è proprio nel concilio che, che molto spesso nell'approvazione dei nuovi documenti si contesta questo, questo metodo che doveva invece essere un metodo più pastorale, che molto spesso corrisponde al metodo ecumenico, ma è il metodo stesso che contesta quello precedente, che apre ad una nuova metodologia, che poi sarà un nuovo magistero anche in qualche modo, magistero più pastorale, che farà sì che i papi non possano o non debbano sempre intervenire per poter correggere gli errori, o meglio, non, i papi sono intervenuti, la Congregazione per la Fede dopo il concilio è intervenuta, ma non è questo il punto. Il punto è che con questa svolta, diciamo, conciliare, più pastorale, cambia l'approccio alla dottrina, quindi non si sa poi in che modo intervenire. Per esempio non si è mai precisato il concetto di pastorale, di pastoralità che intende il concilio. Quindi i problemi c'erano prima del concilio, certo, ma con il concilio si entra in una fase nuova in cui la pastorale viene in qualche modo resa dogmatica e in nome della pastorale si è liberi poi di dire molte cose, di dire le cose così come si vuole in qualche modo, e il magistero fa più difficoltà di intervenire per correggere gli errori. Questo è il punto. E un magistero eminentemente pastorale lo si vede soprattutto ai nostri giorni. Parlare ancora di errori dottrinali, questo è un fatto alquanto desueto, non esiste più, perché i problemi sono altro, sono altre cose, no? Certo. Ecco padre, a proposito proprio di questa pastoralità, di questo nuovo modo di esprimersi, di questo linguaggio, anche il fatto che per esempio Rahner ha criticato la Gaudium et Spes. Questo bisognerebbe anche dire anche a chi ci ascolta che effettivamente lei ha parlato del tomismo, dell'accusa al tomismo. Fino al Vaticano II la teologia della Chiesa era chiamiamola teologia tomista, metafisica tomista, ecco. La teologia cattolica era quella, non c'era un pluralismo teologico. La Chiesa ha fatto proprio, diciamo, il pensiero di San Tommaso, ecco. E io ricordo che negli anni 90 un gesuita, nella famosa rivista 30 giorni, diretta da Giulio Andreotti, purtroppo non ce l'ho più, all'epoca non c'erano ancora i PDF come ci sono oggi, disse una cosa che mi lasciò esterrefatta e non sapevo tutto quello che so oggi, che dal Vaticano II, che la teologia ufficiale del Vaticano II e dunque della Chiesa, è la Nouvelle Théologie. Io sapevo che la Nouvelle Théologie era stata condannata, forse non efficacemente, ma era stata condannata, proprio perché alla base della Nouvelle Théologie, poi vabbè, ci sono sempre quelli più moderati, quelli più radicali, sempre così, c'è la confusione fra natura e grazia, cioè non si sa più dove comincia, dove finisce l'uomo e comincia Dio. Molto spesso i due coincidono, quindi io rimasi esterefatta. Da qui si spiega anche il fatto che, pur essendo stata criticata per esempio persino da Rahner, la Gaudium et Spes, che nella Nouvelle Théologie comunque era nella parte non moderata ma radicale, questo ci dimostra che purtroppo qualcosa è andato storto, perché purtroppo la gerarchia della Chiesa, perché la Chiesa è indefettibile, lo sappiamo, ha scelto proprio un nuovo modo di pensare la fede, mm-hmm. facendo dell'uomo un Dio, un Dio sulla terra, perché proprio c'è questa frase della Gaudium et Spes, che forse, non dico che sia il fulcro di tutto il concilio, però aiuta un po' a capire le cose, dove l'uomo è l'unica creatura creata per se stessa. Mm-hmm. Cioè, ecco, aiuto anche a spiegare questa frase, perché è molto enigmatica, non so se ce l'ha presente. Sì, ce l'ho presente. Una frase che fu molto cara invece, per esempio, a De Lubac, come dicevamo prima, in realtà è stata la Nouvelle Théologie moderata, diciamo la corrente francese, ecco,
mentre invece Rahner apparteneva alla corrente tedesca che aveva un pensiero più pessimista sull'uomo, mentre quella francese risente ancora del buon selvaggio di Rousseau e più ottimista sull'uomo. Mm-hmm. Una frase che fu tanto cara de Lubac, che pure de Lubac dopo cominciò a dire no, avete capito male. Piacque anche a Giovanni Paolo II, però io vorrei sapere dove avremmo capito male, perché la frase si presta, o è il solito linguaggio... Cioè, il fine dell'uomo, il fine dell'uomo è l'uomo stesso, l'uomo non è più, cioè l'uomo, Dio l'ha creato libero l'uomo, ma non autonomo e dipendente da lui. Mm-hmm. Grazie sì. Padre. Beh, è una, anche questa è una frase emblematica di Gaudium a se stesso, l'uomo l'unica creatura creata per se stessa, per se stesso. Quindi è una frase che suscita dei problemi ermeneutici, chiaramente. In modo giusto cosa potrebbe dire? Potrebbe dirci che quando Dio crea non le cose, si vede come normalmente l'uomo è alla fine della creazione. E quindi dopo la creazione dell'uomo Dio si riposa, quindi mentre le cose sono fatte in vista dell'uomo, l'uomo è creato non in vista di altre cose, ma si dovrebbe aggiungere in vista di Dio. È l'unica creatura che viene creata, che viene fatta in vista del suo creatore. E questo lo vediamo proprio nella descrizione che ci fa il libro della Genesi. In questo modo potremmo vedere l'uomo creato per se stesso, non in funzione di altre creature, ma in vista del creatore, in vista di Dio. In questo senso potremmo leggere la frase giustamente, ma come è stato già messo in evidenza da altri ermeneuti che invece vogliono mettere l'uomo al centro e basta, e quindi fare dell'uomo la via della Chiesa, ma poi dimenticando di fatto Dio, si potrebbe vedere l'uomo creato per se stesso come fine di se stesso, e questo non funziona. Questo significa antropocentrismo, e l'antropocentrismo è una sorta di ateismo mascherato, perché si rinuncia a Dio per fare posto all'uomo. E purtroppo è la frase stessa che, come tante altre frasi, come tante altri passaggi di Gaudium et Spes, si prestano ad un fraintendimento e possono generare appunto lo spirito del concilio, lo spirito dell'uomo che è per se stesso, quindi l'uomo che si fa misura delle cose, che è misura di sé e basta. L'uomo che si fa fratello di un altro uomo, quindi in ragione della sua umanità. Ma questo è inaccettabile. Ma il punto, molti dicono, ma Gaudium et Spes non ha detto questo. Verissimo. Ma perché interpreti deducono da questo il problema dell'uomo che sta al centro e basta? Quindi è un'ambigua formulazione del testo che apre ad una posizione di rottura. Come si fa a risolvere la rottura? La si risolve mettendo in evidenza l'unica giusta interpretazione di quel testo alla luce della dottrina della Chiesa. È questo lavoro che si deve fare. Ma credo che si abbia un po' di reticenza nel fare questo lavoro di correzione, se vogliamo, di perfezionamento di questi testi, perché si ha paura di dar la vinta ai tradizionalisti, a quelli che rifiutano il concilio in blocco. Non si tratta di dar la vinta a queste persone, si tratta di risolvere un problema che ancora angoscia la Chiesa e dividerà la Chiesa fin quando non ci si decide di trovare una soluzione giusta al problema, di chiarire una volta per tutte questi punti di facile rottura, questi punti di facile interpretazione scorretta, sbagliata. Qualcun altro dirà, ma il concilio, o meglio il magistero post-conciliare, questo l'ha già fatto. L'ha già fatto, ma non l'ha fatto in toto. Non tutti i passaggi equivoci del concilio sono stati messi in evidenza, ma quello che il magistero post-conciliare, a mio giudizio, non ha fatto è risolvere il problema alla radice, il problema cioè di una chiarire in modo definitivo in che modo un concilio che insegna la dottrina può essere pastorale e deve essere pastorale, come si coniuga questo aspetto dottrinale del concilio insieme all'approccio pastorale.
cioè un magistero pastoralmente dottrinale, un magistero dottrinale, ma per un, in modo semplicemente pastorale, questo è, difatti è ciò che accade, ma non è mai stato, non è mai stato chiarito. E se non si chiarisce questo, che è un punto veramente centrale e di, un punto di svolta del Concilio, non si riesce anche a vedere le altre correzioni nell'ottica della, di un magistero che non può, di un magistero che non ci, che ci aiuta a capire meglio la fede anziché farci smarrire la fede, no? Non so se questo concetto ultimo è chiaro. Sì, no, sì, chiarissimo, sì. Insomma, bisognerà tornare al linguaggio evangelico del sì e del no, no, insomma, non del ma anche di oggi. Come, per esempio, faccio questo esempio, mi corregga se sbaglio. In fondo, cosa dice l'Amoris Laetitia? Il divorzio è peccato? Sì, ma non sempre. In fondo, infatti, tutti quelli che, diciamo così, ecco, recentemente, per esempio per l'Umane Vitae, c'è stato un teologo, ora mi sfugge il nome, ma meglio così non gli facciamo pubblicità, che ha detto che l'Umane Vitae va riletta alla luce della Gaudium et Spes, perché essendo l'uomo, Dio l'ha voluto padrone di se stesso, rifacendosi proprio alla Gaudium et Spes, quindi certo che la contraddizione è peccato, ma non sempre. Perché Certo. l'uomo è padrone, l'uomo e la donna sono padroni del loro matrimonio. Quando Esatto. invece sappiamo che è questo che ha poi portato anche al divorzio, all'aborto, alla contraccezione. Se l'uomo è padrone di se stesso, è padrone anche della vita umana. Invece la Chiesa ha sempre detto no, perché l'uomo non è padrone della vita umana. Esatto. E se non si corregge appunto questo, se non si chiarisce meglio questa distinzione tra magistero che è organo docente e insegna la dottrina, e pastoralità della Chiesa, approccio pastorale, che è donare il cibo alle anime, dare il cibo alle anime, chiaramente si può sempre incorrere in un problema quale quello di Amoris Laetitia, in cui per un fine pastorale si sta dicendo che a dovute condizioni, dopo un lungo discernimento, coloro che sono divorziati e risposati possono ricevere la comunione, fare la comunione alla messa. Ma il problema di Amoris Laetitia è questa, nasce da una non chiara distinzione tra pastoralità, approccio pastorale ad una situazione come questa di divorziati e risposati e magistero che insegna la dottrina, che ci dice che cos'è l'Eucaristia, che ci dice che cos'è il matrimonio. Alla fine si mettono le due cose insieme, magistero, quindi dottrina e pastorale, le si unisce e si arriva ad Amoris Laetitia numero 8, in cui si può ricevere la comunione. Coloro che vivono nello stato di peccato mortale, che poi non è più uno stato di peccato mortale, oggettivamente parlando, non si sta qui a sindacare le intenzioni delle persone, ma oggettivamente parlando, ci si trova in uno stato di peccato, questo non si può più dire perché? Perché l'approccio è cambiato. Qual è l'approccio? L'approccio della misericordia, l'approccio pastorale, del venire incontro, di stendere una mano verso chi è nel bisogno. E questo è il punto. Il famoso strumentale della parabola appunto del samaritano, no? Sì, Ma la Stiamo parabola parlando. del samaritano è. Nel samaritano è Cristo, quel samaritano è Gesù Cristo. Appunto, c'è stata una rilettura, cioè noi ci siamo accorti anche di questo ultimamente, in questo ultimo pontificato, ci siamo resi conto, io per esempio seguo praticamente tutte le mattine mi faccio del male, ma devo farlo. E c'è un cambiamento però di interpretazione del Vangelo, della Bibbia, delle letture. E c'è proprio un cambiamento di mentalità, di approccio, di Sì. È significato e di sensi. È questo che sta questo accadendo. tipico del modernismo e della neobentologia, il nuovo modo di, cioè non vederla più con gli occhi del Cristo, ma con gli occhi dell'uomo. C'è proprio una rilettura dei fatti e Certo. senza, non è una questione perché tanto non si cita il santo X o il padre della Chiesa tale, ma c'è proprio una rilettura nuova,
Lei pensi che adesso nel nuovo messale c'è Turoldo e Runner, mi dica lei, nel nuovo messale, sono citati come testimonial, come esempio, Turoldo e Runner. Ecco, padre, mi perdoni la battuta, a me sembra che il concilio e quello che è venuto dopo volevano soccorrere l'uomo percosso dal brigante, ma mi sembra invece che stiano cercando di farsi amico il brigante, mi sembra, forse è un po' forte, un po' provocatoria, ma me la conceda, ecco. E difatti il brigante è un amico, il brigante deve essere un uomo, se è un uomo anche il brigante si dialoga anche con il brigante, no? Però sappiamo che il brigante è il nemico della nostra salvezza invece. Infatti il buon samaritano non si occupa del brigante. No, però diciamo espressivo di una mentalità, se vogliamo dire così, che sta alla base, no? Di questo uomo al centro. Se l'uomo è al centro e non si prende in considerazione il mistero del peccato, chiaramente ogni uomo indistintamente è al centro, quindi umanitarismo. Certo. Ecco, Dorotea, tu volevi fare una domanda sulle ermeneutiche, il discorso, il famoso discorso di Benedetto. No? Indirettamente, ma anche molto direttamente ha risposto, ha voglia, sulla questione dell'ermeneutica. Cioè, siamo lì e bisogna leggere, lo ha detto nella prima fase conclusiva, che il discorso poi sta lì, bisogna che qualcuno un domani rilegga questi documenti e dica quel sì, quel no per togliere quelle ambiguità, perché altrimenti all'ermeneutica della continuità continuerà sempre quello che fa comodo in quel momento. Per esempio, già le cose che si stanno facendo oggi, domani o che arrivi un altro papa o che arrivi un altro vescovo in una diocesi, quello che si sta facendo oggi è già vecchio. Bisogna continuare a fare qualcosa di nuovo, perché poi il concetto è lì. Perché? Perché questo tipo di linguaggio ha aperto questa strada sempre alla novità. Lì mi vengono in mente, non c'è niente da fare, le parole di San Paolo, stanchi di udire la solita dottrina, si circonderanno, no? Eccetera, eccetera, per credere alle favole. E io credo che sia proprio questo il tempo, stanchi di udire la solita dottrina, perché tutto parte da qui. Questo è il concetto poi dell'ermeneutica, cioè facciamo qualcosa di nuovo, basta che sia in continuità. In fondo, due osservazioni. La enciclica di Leone XIII, Rerum Romarum, bramosia di novità. I problemi sociali, già il Papa li vedeva, avevano un fondamento teologico, questa bramosia di novità. E poi anche questo dell'ermeneutica, io ripeto, sono stata convinta sostenitrice dell'ermeneutica della riforma nella continuità, però mi sono dovuta rendere all'evidenza, anche perché, padre, dove sta scritto nel Vangelo? Dalle ermeneutiche le riconoscerete. Oppure andate e dialogate. Dialogate con il mondo, senza battezzare nel nome del Padre. No, Gesù ha detto andate e battezzate. Esatto. E il problema dell'ermeneutica è un problema molto serio, perché si rischia di risolvere il Vaticano II in un problema di interpretazione. C'è chi interpreta meglio, chi interpreta meno, in modo meno così, che non rispetta il senso del concilio, ma alla fine ognuno si fa la sua idea del concilio, ma non solo del concilio, si fa la sua idea di fede e di chiesa nel mondo di oggi. Ma se chiediamo alle persone, no, ai credenti, qual è la loro idea di chiesa che vive nel mondo di oggi, noi avremo le idee più disparate. Perché in Gaudium et Spes non c'è una definizione di mondo e di chiesa che vuole dialogare con questo mondo. Quindi alla fine ognuno si fa la sua idea di mondo e dall'idea di mondo deriva poi l'idea di chiesa. Per cui abbiamo una cristiani frammentati, separati, proprio perché ognuno si sente autorizzato a farsi un'idea di chiesa e un'idea di mondo, e questo porta comunque non solo ad avere delle idee politiche diverse, ma a mettere in discussione le verità della fede, perché la cosa automatica che succede qual è che alcune dottrine, siccome non sono così piacevoli al mondo di oggi, e allora che cosa si fa? Le si tace,
oppure le si nasconde, oppure non le si dice, oppure si trova un'altra via per dirle, che poi significa cambiare anche non solo l'espressione verbale nel pronunciarle, ma significa cambiare anche il senso delle parole. E quindi le verità della fede cominceranno a significare un'altra cosa. Ecco il problema dell'ermeneutica. Non è un problema, è un problema molto serio, perché non solo lascia nel soggettivismo le persone, gli interpreti stessi, ma alla fine rischia di trasformare i dogmi, le verità della fede, in qualcosa di opzionale, in qualcosa di soggettivo, in qualcosa che io capisco secondo le istanze del momento. È quello che succede oggi. Le verità della fede si capiscono alla luce degli avvenimenti del mondo di oggi. Quindi l'ermeneutica è un problema. Dobbiamo uscire da questo circolo ermeneutico. Che anche perché se ci vuole l'ermeneutica per il magistero, mi viene da ridere, è come se io avessi il suggeritore per il suggeritore, perché il magistero è già l'interprete della dottrina. Se esatto. Poi ho bisogno dell'interprete, era come la barzelletta di De Mita, ci vuole il traduttore per l'inglese, quando era presidente del Consiglio, ci vuole il traduttore inglese e italiano, perché parlava soltanto l'avellinese, il dialetto. Quindi è un gioco al massacro, diventa. Sì. E a proposito, padre, del cambiare i termini, lei lo sa che il vescovo di Palermo, l'orefice, non dice inferno, dice esilio eterno? Ho letto, forse da un vostro video, ho ascoltato un vostro video. Ha cambiato la preghiera di Maria, della Vergine. Ma, Gesù, preservaci dal fuoco dell'inferno. Invece ha detto preservaci dall'esilio eterno, sì. È interpretazione, l'ermeneutica della divinità interpretata. Sì, Perché non si sa che voleva dire, arrivata a questo punto. Ma se sì, possiamo giudicare. Ma questo, se si è arrivati a mettere mano alla messa, alle cose di Dio, alle cose sacre, che la messa è proprio il Santa Santorum, ecco, si è arrivato a mettere mano a tutto. Non c'è niente di più sacro. Mm-hmm. Poi certo, questo è il problema della liturgia, è un altro, no, non è separato. Lo potremo non anticipare. È un problema. Sì, ma l'anno nuovo. Sì, sì. Certo. No, ma alla fine è così, perché con la svolta antropologica hai sacralizzato l'uomo e hai secolarizzato Dio. Cioè, certo. è un nuovo forma di aranesimo, quasi quasi, no? Ecco, dove Gesù diventa il superuomo, l'uomo divinizzato, ecco. Ci siamo. Diceva il nostro amico Mino, che le ha fatto una domanda recentemente, cioè, insomma, praticamente con la svolta antropologica Dio non è più il Dio incarnato, Gesù non è il Dio incarnato, ma è l'uomo che si è divinizzato. Ecco. Mm-hmm. Ed è quello che l'uomo vuole alla fine, un uomo divino anziché un Dio fatto uomo. È quello che l'uomo del nostro tempo vuole essere, lui stesso Dio, no? Un uomo che si divinizza, e quindi perciò Gesù dà fastidio. Ma è lo scandalo di questo Gesù, che è Dio fatto uomo, che dobbiamo continuare a preservare come scandalo, no? Scandalo nel senso che è il segno di contraddizione, è lui il segno di contraddizione. Ma quando non c'è più un messaggio che contraddice la cultura del tempo, il mondo moderno, il mondo di oggi, qualsiasi mondo volete, che è sempre mondo, e allora dobbiamo preoccuparci, perché significa che abbiamo rinunciato al Vangelo. Stiamo annunciando un altro Vangelo, un Vangelo umano, antropocentrico. Sì. Ecco, ci fermiamo qui. Sì, abbiamo già approfittato troppo della sua gentilezza, padre. Grazie comunque per averci aiutato a chiarire ancora di più le idee. Perché adesso vogliono semplificare tutto, perché come se i poveri fossero deficienti, però in realtà dove c'è il danno si vede. Posso fare solo un'ultima domanda, ecco, a proposito di questa nuova pastorale, ecco, velocissima, questa del discernimento, del caso per caso. Ecco, Dorotea ha il diabete, se il suo medico le avesse detto fai un po' di discernimento e vedi se prendere o no, se fare la cura, vedi un po' tu. Ecco. Sì, sarebbe... Che medico sarebbe stato? Forse Dorotea avrebbe dovuto denunciarlo, no? Dorotea sarebbe nei guai adesso. Non ci sarei. Ci sarebbe più, forse, sì. Sì, questo è il problema dell'ermeneutica o del discernimento pastorale, che deve essere il discernimento non è un adattare la fede al caso, ma è piuttosto il contrario, adattare il caso particolare alla fede, alla priorità della fede.
Quindi adattarci noi a Dio e non Dio a noi, questo è il punto. Mi sento di dire proprio questo in conclusione ai nostri amici. Sembra che i problemi che ci stanno davanti sono così complessi, così grandi che ci spaventano. Come riusciremo ad uscire da questa situazione? Questo è difficile dirlo, ma dobbiamo confidare, perché la Chiesa non è nostra, non è né mia, né di Dorotea, né di Esther, ma è di nostro Signore Gesù Cristo. E quindi noi lavoriamo per la vigna di Dio, perché per l'unità in questa vigna di Dio. Ma se non si prende di mira non si analizza bene questi problemi, che sono molto, molto scottanti, non si riesce a radunare in unità i fratelli e quindi i figli di Dio. Quindi ci auguriamo proprio che si faccia questo con l'aiuto di Dio, con l'aiuto della Madonna. Bene, allora forse possiamo concludere con una preghiera. Grazie Padre per la sua disponibilità ancora una volta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Do la benedizione a tutti i nostri amici che ci ascoltano. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per intercessione della Vergine Maria Immacolata, che stiamo celebrando in questa novena santa dell'Immacolata, il Signore vi benedica e vi custodisca sempre. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Amen. Bene, grazie. Grazie Padre. Allora. Grazie. Ave Maria. Ave Maria.